territori persi. La situazione per noi è questa: avremo a che fare per qualche decennio con un enorme buco nero che si aggiungerà alla instabilità balcanica, il che vuol dire che se tu ti affacci a Trieste e guardi a est, non trovi che terre contestate, terre in guerra, terre comunque fondamentalmente instabili. La nostra vita, con una situazione particolare, dipende da una libertà di circolazione nel Mediterraneo. Se il Mediterraneo è un mare libero, noi stiamo bene. Se il Mediterraneo ci si chiude, noi non stiamo male, siamo morti. Abbiamo anche abbattuto qualche drone. Insomma, le nostre missioni sono delle missioni che appartengono a un clima di guerra. Buona domenica. Abbiamo iniziato questa trasmissione, poi riprenderemo comunque alla fine di questa trasmissione tre video molto brevi di Lucio Caracciolo dedicati all'importanza delle relazioni internazionali, della geopolitica per noi Europa, ma soprattutto per noi Italia. Ed ecco che quindi partiamo con questa trasmissione speciale TG del 13 TV, voluta dal direttore del 13 TV Gigi Di Meo. E vediamo se riusciamo a condividere lo schermo proprio per capire il contesto nel quale si sono lanciate, diciamo, le conferenze, diciamo gli interventi, ecco, di Lucio Caracciolo quest'anno a Vicino Lontano e anche nell'ambito del 28esimo corso di geopolitica. Vediamo se riusciamo, eccolo qui. Qui stiamo, direi, condividendo lo schermo e ecco che partiamo con, vedete, la scritta, il logo di Vicino Lontano, con Franca Rigoni, la professoressa Franca Rigoni, che lancia la nostra lezione del 28esimo corso di geopolitica di storia con Lucio Caracciolo e Fabrizio Maronta, dedicata al numero di rimessi in edicola Mal d'America. E passiamo ad un'altra diapositiva. Ecco, qui vedete come abbiamo cercato di condurre quinta lezione del 28esimo corso di geopolitica. Abbiamo già presentato il numero di Limes Mal d'America a Gemona, sempre con Lucio Caracciolo. Ci sono nel canale video di storia molte, diciamo, c'è l'intervista, c'è l'intera lezione di Lucio Caracciolo, c'è anche la parte di lezione dedicata alle geopoesie di Laura Canali, e c'è anche l'intervista di Maria Vittorina Cevolin, oltre che a Lucio Caracciolo, anche a Laura Canali. Potete trovarle nel canale video di Historia, che si trova così, su YouTube. YouTube si digita sul motore di ricerca YouTube, e poi G Cevolin, l'iniziale del mio nome e il mio cognome, G Cevolin, YouTube, e viene fuori il canale video di Historia, nel quale trovate anche tutte queste trasmissioni di speciale TG, a volte anche divise per argomenti, cioè da una trasmissione ricaviamo più argomenti. Ecco, vedete come abbiamo gestito questa lezione, questo appuntamento che rientra sia nel festival Vicino Lontano, premio Tiziano Terzani, la ventesima edizione. Mi onoro di essere sia membro del comitato scientifico di Vicino Lontano, ma soprattutto, dico ancora di più, socio fondatore di Vicino Lontano 20 anni fa, nel 2004, la prima edizione.
E vedete, l'abbiamo gestita alla Fondazione Friuli in via Gemona 1 a Udine con le cartine. Qui si vede l'impero americano che, nelle parole di Lucio Caracciolo, è un impero, non impero. Impero perché, vedete, è dominato dalla presenza delle flotte, di diverse flotte. Con anche portaerei in tutto il mondo. Poi ci sono però le connessioni che passano attraverso i choke points, cioè gli stretti di collegamento del mondo, che sono sia collegamento del mondo nel senso dei mari, ma anche collegamento del mondo attraverso internet che passa. Tra l'altro, i cavi internet passano anch'essi sotto i choke point, sotto gli stretti di Panama, lo stretto di Suez e così via. Ecco, qui è la relazione di Lucio Caracciolo, che ha parlato in questo numero di Limes, ha fatto un editoriale molto bello spiegandoci come l'America sia divisa molto più che tra repubblicani e democratici, ma divisa tra razze, divisa tra classi sociali, divisa tra nord e sud, divisa in molti modi, con molte tracce, linee di divisione. E questo influisce anche su noi europei, che abbiamo prima di tutto sommato, abbiamo bene accolto l'America nel momento della liberazione, e tra l'altro senza gli americani non saremmo stati liberati, e poi anche diciamo, continuiamo oggi ad avere diversi interessi comuni con gli Stati Uniti, e Lucio Caracciolo ne ha citati due: primo, dei Balcani stabili; secondo, il Mediterraneo stabile, argomenti che per certi versi non raggiungiamo oggi, perché Lucio Caracciolo ha parlato sempre a vicino lontano, alla sera, nella sua Lectio Magistralis e nell'intervista con il direttore di un gruppo che gestisce i giornali, il Gazzettino, il Messaggero Veneto, il Piccolo, i giornali del Nord-Est, ha parlato di un buco nero che troviamo a est e che è rappresentato dall'Ucraina in guerra, ma anche dopo la guerra sicuramente non sarà un territorio immediatamente stabile. Poi abbiamo i Balcani. Passiamo ad un'altra locandina. Ecco, qui vedete il tavolo dei relatori. Qui si parla delle divisioni dell'America, divisioni tra stati del nord, stati del sud, divisioni tra Trump e Biden, democratici, repubblicani, divisioni, quindi faglie americane. Ecco la cartina commentata da Lucio Caraccio. Ecco qui il numeroso pubblico numeroso ed entusiasta ha fatto molte domande. Diciamo che ci sono stati i complimenti di molti spettatori, diciamo, molti partecipanti che hanno gradito molto come si è sviluppato il dibattito, un dibattito molto sereno e puntuto, con molte domande da parte del pubblico. Eccolo qui, ancora vedete il pubblico che applaude felice. Rivediamo ancora Lucio Caracciolo alle prese con invece le divisioni in Europa, cioè di paesi che sono molto più preoccupati dalla situazione dell'Ucraina e paesi meno preoccupati, ma che sostengono comunque la guerra in Ucraina. Ecco qui Fabrizio Maronta, redattore, consigliere scientifico e responsabile delle relazioni internazionali di Limes, collabora con Aspenia. Il suo libro ultimo, Deglobalizzazione, se il tramonto dell'America lascia il mondo senza
Quindi la globalizzazione, secondo Maronta, porta ovviamente al multilateralismo, ma porta anche, e qui con una concretezza giuridica direi che possiamo sostenere la tesi di Maronta, porta a degli ambiti di commercio che fanno più riferimento a trattati multilaterali e bilaterali piuttosto che a invece trattati per continenti, come volevano i primi trattati che mettevano un pochino in discussione la globalizzazione, o addirittura ai tempi dell'entrata della Cina nella World Trade Organization e quindi con la realizzazione effettivamente di un mercato mondiale unico. Ovviamente un mercato mondiale unico dal punto di vista economico, ma poi non certo dal punto di vista politico, geopolitico, istituzionale. Bene, direi che eccola qui la copertina del volume di Fabrizio Maronta, Deglobalizzazione, se il tramonto dell'America lascia il mondo senza centro. E l'abbiamo presentato in questo caso proprio in questa quinta lezione del 28° corso di geopolitica. L'abbiamo presentato con l'autore, questo volume, tra l'altro in anteprima mondiale, perché il volume è uscito poi l'11 maggio. Noi l'abbiamo, cioè sabato, questo sabato, noi l'abbiamo presentato invece il martedì 7 maggio.